Buongiorno e bentornati sul mio canale. Mi chiamo Anna Rosa e non allegra, ma sono allegra. Primo giorno che sono uscita dopo le problematiche avute in casa e le temperature a 0 gradi di fuori. E oggi una giornata bellissima e ne ho approfittato per andare a fare la spesa e fermarmi al bar. Ma delle quattro cose, perché mi ero fatta la lista delle quattro cose che dovevo comprare, poi come al solito abbondo, ma sono tutte cose che servono e consumano. E quindi poi ho chiesto gentilmente al proprietario, perché Sumi era a casa e i miei fratelli occupati. Nessun'anima pia si paventava nell'area, se non alcuni, ma insomma erano di categoria Rattusella. Ero con questi occhiali bordeaux che facevano pandan con questo. Ma perché sono qui oggi? Perché voglio parlarmi addosso. Dunque, di alcune cose che mi sono state care e per le quali sono molto felice dell'ultimo periodo. Vado dal più recente, ed è stato il secondo trattamento che ho fatto. Ho un velo di una CC cream leggerissima che ho, vabbè, qui perché soffio il naso. Guardate qui le mie cisti, sono felicissima. Ovviamente i risultati andranno a vedersi un po' più là quando ci sarà il turnover, cellulare. Parlo del trattamento Ion Plasma di cui vi metto qui la prima procedura, perché la seconda non l'ho fatta perché troppe chiacchiere, troppo, no, troppe chiacchiere, vabbè, insomma, troppe, vabbè, cose. Poi, dunque, di questo sono felicissima. Le crosticine sono cadute sesto giorno perché è andata molto più profonda. E ho avuto modo, mentre avevo le crosticine, di uscire un giorno e volevo una protezione solare quando sono uscita dopo, perché prima sono uscita con una cosa di seta e una sciarpa, poi ho bisogno di protezione solare e ho avuto modo. Oggi è la terza volta, ma ragazze, vi ricordate il pacco promozionale che aveva fatto Gotamista e per il quale avevo fatto un haul? Ho provato questa protezione solare di Klairs, questa protezione solare di Klairs Everyday Sun Protector SPF 50 più PA++++ Broad Spectrum Sunscreen, water-based, gel texture, vegan friendly. Questa è una cosa eccezionale che io assolutamente rifarò scorta perché ordinato da Wish Trend impiega un po', essendo in Asia. Guardate la consistenza di questa, a parte ne metto poca perché vabbè, io me la mangerò questa. Me la mangerò nel senso che ha 12 mesi, ma io 12 mesi non esiste proprio. Guardate la consistenza di questa protezione solare, è un gel, lascia una pelle che è una cosa incredibilmente idratata e si asciuga magnificamente e pronta per il trucco, basta sinking, basta che. Ecco, adesso è già pronta. Meravigliosa, e non conosco, non sono andata a leggere tutti vegan friendly,
Ceto Cofferola alla fine, insomma, va bene. Non sono andata a leggere tutto Lynch, non credo che ci sia niente di chimico che mi faccia allergia, perché ricordo, per chi non sa, io non uso SPF chimici perché ci sono un paio di elementi che mi danno allergia agli occhi e lacrime. Allora, sempre per rimanere in tema dell'ordine che feci appunto con il pacco promozionale di Gotamista, ragazze, I'm free erase toner. Allora, io ho provato diversi rice toner perché a Shanghai si facevano, c'era gente che se lo faceva a casa, io ho provato a farlo a casa, lo facevo, ma lo compravo perché si trova nei drugstore, è normale, è acqua e riso e basta. Ma questo io adesso l'ho agitato, ma lascia, appunto, ci sono dei segmenti pesanti sulla parte alta. Questo è una delle cose più buone che io abbia mai provato quanto a idratazione. È milk puro, 3 gocce, è veramente con questo altro che 7 Skin Toner, ne bastano due e siete già a posto. Altro, la crema serve semplicemente per sigillare, se vogliamo parlare di idratazione, cioè la mano sta perfetta. Lo raccomando moltissimo, è un po' più costoso. Comunque le nuove iscrizioni a Wish Trend hanno uno sconto interessante, per cui chi non avesse mai acquistato qualcosa a Wish Trend. Passo a un'altra cosa, è che sono riuscita a provare di recente soltanto un paio di cose del pacco regalo che era stato richiesto a Rosanna De Queen. Se non la conoscete su Instagram, e qui vi metto il nome, andateci, perché è una persona adorabile. Ho provato, io usavo Primer Potion, ma niente di che, insomma. Ho usato questo di Essence ed è veramente, oltre a fare questo effetto primer, ma uniforma anche la palpebra e quindi fissa il colore dell'ombretto, ma io lo dico a voi, cioè io già lo so che questa cosa si deve fare e io non è che la facessi tanto. Felicissima, ho provato anche soltanto un giorno, ma non oggi, il primer delle ciglia ed è veramente eccezionale e l'ho provato poi con il mascara, mettendo il mascara blu di Pupa, cioè era un blu oltremare che ispirava bagni, sambas e qualche cosa. Vabbè, sembrava di essere alle Maldive. L'altra cosa eccezionale è che lei mi ha mandato in 4 colori e io userò solo questa, è questa penna gel per le sopracciglia, così a Mina, così semplice. E di qua c'è il temperino. Ecco. Allora, siccome di recente ho fatto rimpicciolire un po' cioè ho reso un pochino meno selvagge, wild, le mie sopracciglia, uso questa per rinforzarle soltanto un attimo. E aveva ragione Rosanna, merita, merita, merita. Essence, io non lo so quanto costa, non so quanto ha pagato Rosanna, io devo fare che devo fare, però ce l'ho di tutti e 4 i colori. Questo è il colore, se ci fosse il colore, waterproof, pomada, pencil. Ragazzi, il colore io non so, ma comunque la più chiara nella gamma, sono 4, credo che lei me l'abbia mandate tutte e 4. Magnifiche per i miei colori. Capelli, non sto perdendo
capelli, stanno crescendo i peli, ma non fa niente. Continuo con gioia questo trattamento qua, che veramente per me risulta essere un po' pesante per lo stomaco, quindi preferisco prenderlo mentre mangio e non dopo i pasti, cioè lo mischio con il bolo alimentare, ma che vado a dire, ma quant'è già che ho parlato? Ora, questo qui, questo non fa allungare, questo fa fortificare i capelli e non li sto perdendo. Non trovo capelli nella doccia, non trovo capelli, sì, 3 o 4 peli, ma è una cosa eccezionale, raccomando vivamente. Poi, ma c'è una cosa finale, non è questa. Sempre di quell'ordine, io ho diverse maschere anche in crema, no? Ieri sera, per esempio, ho fatto la Pumpkin di Peter Thomas Roth, che è una sfogliante. Il primo sfogliante che ho fatto dopo il trattamento è quella, non apprezzo, va bene. Ma questa al miele, sempre di I Am From, sempre presa su Wish Trend. Io non ho affiliazioni con Wish Trend, lo amo perché amo Gotamista, c'ha la sua palettina ovviamente, e questa maschera al miele, già usata 3 volte, sente il miele, ma è tutto estremamente naturale, cioè solo miele, perché io non amo i profumi, non amo i profumi, non amo i profumi artificiali sul viso, che sia ben chiaro. Gli estratti naturali, cioè l'estratto del miele. Io poi la maschera di miele me la facevo molto idratante, molto, molto calmante, anche se vogliamo un po' esfoliante, perché l'effetto del miele è anche rigenerativo della pelle. Ma cosa dire di una chicca finale? Allora, ho avuto la fortuna, mi è arrivato un messaggio, ho avuto la fortuna che qualcuno mi pensa. Allora, che io ami il leopardato si sa, ma quando qualcuno mi trova al mercatino delle pulci una pelliccia sintetica, intatta, di un brand che è Lucien de la Ville. Allora, Lucien de la Ville, se lo cercate, Parigi, sì, ho detto assumi tedesco perché no, Lucien de la Ville Parigi, è un brand che fa pellicce solo ispirate agli anni 50, quindi enorme, cioè maniche, spalle importanti, maniche importanti, ma il discorso sono i particolari, cioè ho speso di più per farla lavare, cioè intatta, 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 questa proprio intatta, e con questo tipo di maculato che non avevo. Se poteste sentire la morbidezza, e la pelliccia è anche all'interno della tasca, quindi addio guanti, cioè la pelliccia anche qua, metti le mani e c'hai il palmo delle mani che toccano la pelliccia. Allora, il modello, per quello che posso far vedere, e vorrei farvelo vedere, altrimenti farò una foto.
abbottona sino a qui, vedete qui si possono apprezzare queste maniche che erano tipiche. Se io vedo le fotografie di mia mamma e le sue sorelle con queste, quelle pellicce, insomma, di una volta, esattamente questo. Cioè, è di una bellezza stratosferica. Queste sono le cose, i miei amori, i miei ultimi amori, che veramente mi hanno riempito il cuore. Dice che ti metti gli orecchini bianchi, l'anello bianco, in una giornata così fredda ma così assolata, così bella, che ragazzi, vi ho detto che mi ha accompagnato il proprietario del bar, poi, perché sì, e niente, metto a posto la spesa. Ah, sto al caldo, la stufa funziona, l'acqua calda funziona, tutto funziona, anche il mio cervello funziona. Vi ringrazio tutti, iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video. E poi vi parlerò del New Face, che erroneamente ho messo sull'altro video, ma perché c'è una battaglia in corso fra me e New Face, e sto cercando dappertutto nel mondo qual è l'offerta migliore, ma vi parlerò del New Face. E ovviamente, se acquisto il New Face, cercherò di vendere il mio tool giapponese splendido, ma insomma, e vi spiegherò perché lo vendo, non perché non vada bene, ma perché ho intenzione di prendere anche la maschera LED. Ma queste sono tutte altre storie. Grazie della vostra, come dire, comprensione sul mio ultimo video. Forse sono andato un po' fuori riga, però credo che sia giusto manifestarsi in tutti i nostri splendori, quelli patinati e quelli non, che ci raccontano un po' di noi, no? Di quello che viviamo e tutto quanto. E per cui, insomma, prendetela così, come spero, come ho visto che tutti l'hanno presa. Quindi di nuovo grazie, baci e a presto. Ah, poi farò il numero chiuso, dopo 10.000, che posso fare lo swipe up su Instagram, l'accesso al canale al numero chiuso. Chi c'è, c'è. Vabbè, poi c'è un'altra cosa che è successa su Instagram che mi fa tanto ridere, ma di questo, cioè, no, quanto ho parlato? No, non è il caso, ve la racconto. Ciao.